Bentrovati. Approfitto di questa lavorazione che sto facendo. È una lavorazione a pannello, quindi lineare in righe di andata e ritorno. E come vi dicevo, ne approfitto per spiegarvi come io faccio a riconoscere il dritto dal rovescio del lavoro. Questo perché? Perché molti credono che nelle lavorazioni lineari, non solo nelle lavorazioni piene, ma anche con punti fantasia, non ci sia un dritto e un rovescio. Invece, come tutti i lavori, anche in quelle lineari c'è un dritto e un rovescio del lavoro. E io lo riconosco in questo modo. Prendo come punto di riferimento la mia godina iniziale. Una volta che ho avviato la catenella, lavorato il primo giro, io so che quel primo giro determina il dritto del lavoro perché avrò la mia codina sulla sinistra. Per cui, quando io ho la codina sulla sinistra, so che sto lavorando con il dritto del lavoro fronte a me. Come potete vedere, io qui devo terminare il giro e quindi sto lavorando sul dritto del lavoro. Se invece mi ritrovo la codina sulla destra, io so che sto lavorando con il rovescio del lavoro fronte a me. Questo è un metodo il più semplice possibile per riconoscere il dritto e il rovescio nelle lavorazioni lineari. Se vi è più comodo, una volta che avete fatto la catenella di avvio, lavorato il primo giro, mettete un marcatore che sia fronte a voi e sapete che quando state lavorando con il marcatore fronte a voi, siete sul dritto del lavoro. Spero che anche questa volta il tutorial vi possa essere utile. Se non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video. A presto!